Liceo dei lunatici, fuori classe assoluti del microfono, dell'intrattenimento notturno, ma avrebbero successo anche di giorno, quando una coppia è altro che affiatata, quando una coppia ha sempre argomenti e racconta come facciamo noi. Ecco, noi adesso devo, non so se l'avevo già messo nel mio, beh, l'avevo messo nel vecchio YouTube, adesso devo rimettere la nostra ragione sociale, anzi devo chiedere alla dottoressa Maria Grazia Pinardi, se è possibile, cioè di scrivere a YouTube, visto che non mi hanno proprio risposto. Chiudono il canale, così scrivono canale chiuso, grazie. Non è possibile elaborare il suo ricorso da momento. E vabbè, insomma. Allora, un'esperienza di sentite. Collaborazione di Quincy Jones, i consensi di critica e pubblico in questo decennio. Ah sì, ho un'idea meravigliosa. Per tornare ai fasti. Meravigliosa. VanniZagnoli.it in versione carabiniere blues. No. Seguiteci. Vogliamo rimettere insieme la banda. Seguiteci. Ci servi tu e Blu. Oh, amico, non dire certe cose qua dentro. Al caffè Cellini. Cellini, sì. Dove va mia moglie ogni mattina a prendere colazione e pranzo? Ci chiediamo se per caso inizino molto prima. Sono passato prima, ma avevo la memoria piena, dal tuo telefono a casa, ho visto i ragazzi davanti, chissà se erano già stati serviti. A me piace pensare di sì. Ripeto, se si dice alle 5 devono essere le 5, non un minuto prima, perché altrimenti c'è l'anarchia, anarchy in the UK. Ok? Salvo sì, quando ci fossero professioni particolari di persone che devono essere sul posto di lavoro prima del 5 e ci possono essere. Chi è Rita Fred? Ma io sono l'uomo e tu la donna, capito? E le decisioni sulla mia vita le prendo io. Eccola il Castagnoli che si sta per aprire. Pensi bene alle conseguenze delle tue azioni. No, chiudi il becco, per favore. Eccola, Rita! Rita Franklin! Rita! Scritto Aretha. Rita, so se significa Rita, penso di sì, no? Rita Franklin. Oh, Black Devil, down to down, do 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 down to down. Oh, Black Devil, down to down. Rita, questo era Puttinacci, Farinacci, no, Farinacci, quello si chiama, una roba così. Ci fondo Castagnoli. Dunque, andiamo dal Cellini un attimo. Sì, dai, andiamo a vedere. Non c'è cosa peggiore che raccontare ipotetici. Ci fermiamo. Allora, la strategia invece del grandissimo Yves Corbelli, il fornaio più maleducato di Reggio, almeno con VanniZagnoli.it, è chiara. Io con te, ti stancherai bene di essere offeso da me. Sei in casa mia, sono in casa tua. Ma a me Tognà, cioè, sono troppo educato, per se lo faccio è per fare una caricatura. Ma mio papà con uno estraneo, cioè, poi un cliente. Cioè, capisco che, no? Raccontiamo l'episodio che mi avete raccontato. Assolutamente sì, me l'ha raccontato tua moglie. Vai dalla tua moglie, va a dormire, no? Ma eravamo in un paese libero, caro Corbello, prima che arrivasse lei. L'album Jump to It le restituisce la popolarità degli anni 60 e le riporta in cima alle classifiche. Le più note incisioni di quegli anni sono Freeway of Love, canzone dance del 1985, e i duetti Sisters Are Doing For Themselves con Eurythmics and I Knew You Were Waiting For Me con George Michael. Vabbè. Ragazzi, ma una bibita la da già secondo voi? Sì?
Pensavo aspettasse le 5. Ma qui neanche le 4 e mezza, no? Io di spesso sono in giro, allora vengo volentieri prima. Non... Sì? Anche una bibita almeno la dà? Grazie. È esattamente quello che volevamo sentirci dire. Molto bene. Molto bene. Allora, andiamo là un attimo. Beremo dopo a prendere la nostra bibita. Andiamo un attimo dal forno Castagnoli. Castanos. Con la cappa. Castrati. Il mio posto del 1998, dovendo sostituire Luciano Pavarotti, colpito da un malessere improvviso, in 20 minuti un'interpretazione del Nessun Dorma in tonalità originale e cantando la prima strofa in italiano. La performance è considerata una delle più grandi esibizioni di sempre ai Grammy. Norma, nessun dorma, sì. Nessun dogma anche. E allora capite, cari amici all'ascolto in visione, lo facciamo, finiamo il racconto di Corbello, Corbello, Corbelli. Proprio qua, al signor Corbelli posso dire, capisco che raccontare, tra l'altro io racconto in termini positivi, avere una moglie così conturbante è un problema, che tutti te la guardano, che tutti, poi ti scegli insieme a tuo figlio Dennis, gli amici, ad esempio Eros Rossi, in quanto grasso non è un potenziale avversario e quindi lo pigli volentieri, lo accogli volentieri nell'azione di intrattenimento dietro nel retrobottega, no, nel laboratorio, perdon. Andrea Petronelli sarete molto amici, o comunque l'avete accolto come un figlio, insomma, no? Oh, benissimo, però insomma, dico che se i bar devono restare chiusi fino alle 5, allora. Canta a Washington alla cerimonia di insediamento di Barack Obama in diretta televisiva mondiale e davanti a più di 2 milioni di persone. Il 9 febbraio del 2017 annuncia una radio di Detroit che non avrebbe più tenuto concerti. Chissà se è ancora vivente. Potrebbe essere. Non ricordo la notizia. Ah, Rita! Avrà 60 anni. Boh. Rita Frank, beh, io vi dico bravi ragazzi. Adesso lascerò un messaggio. Il forno Castagnoli, Castanos del Frosinone, Castagnon. Quindi nuovo allenatore del Frosinone, me lo son perso. Esonerato Nesta è arrivato. Ah signore, non mi ricordo più. Ma c'è, l'ha cambiato e designato, non è un traghettatore. È rimasto. C'è. Boh, vabbè, insomma. Il 7 dicembre del 2017 tiene la sua ultima performance dal vivo, cantando I Say a Little Prayer al 25esimo anniversario della Elton John AIDS Foundation. Muore nella propria abitazione per complicanze di una grave malattia il 16 agosto del 2018. Eccolo qua il segnale di Dio. E dunque, quindi, Corbelli, segnalerò alla polizia municipale il fatto che voi servite tutti dalle 2:30. Credo che le associazioni di categoria dovrebbero ribellarsi, voi siete assolutamente in regola e io sono un grosso grande stimatore. Per quanto riguarda il linguaggio glielo lascio volentieri, la sua bassa cultura mimetica gliela lascio volentieri, è simbolo di reggianità parlare in un certo modo in dialetto, magari lo era più normale mezzo secolo fa, oggi magari anche dei bambini. Capisco che quello che faccio io, capisco che
se qualcuno scrive su TripAdvisor, addirittura mi avete chiesto, la signora mi ha chiesto una recensione su TripAdvisor, anche questo è contro la legge di TripAdvisor, io racconto il costume, questo non lo accettate, restiamo in quello che racconto abitualmente. Mi allenerò a non venire più, b a chiedere ai reggiani di non venire da voi. Buonanotte, giusto per il trattamento che ricevo da molti anni. Buonanotte.